Nonostante le restrizioni, il Covid in città continua a galoppare. In quest'ultimo weekend si è viaggiato alla media di 20 contagi al giorno e la linea dei positivi ha di nuovo superato quota 300, attestandosi a 311. Nelle ultime 24 ore sono 22 i nuovi positivi al virus. Due gelesi positivi al Covid sono stati ricoverati in degenza ordinaria, solo uno è guarito, tre pazienti invece sono stati dimessi dalla degenza ordinaria. Continua il trend dei contagi in età giovanile, tra i nuovi positivi si registrano interi nuclei familiari e il contagio si sta manifestando anche in diversi istituti scolastici della città, dove sono numerosi i casi di studenti e insegnanti positivi, oltre che di classi poste in quarantena precauzionale. Questo fine settimana è stato anche quello dedicato all'iniziativa Open Weekend voluto dal governo Musumeci, con la quale è stata data la possibilità agli ultra sessantenni di potersi immunizzare con AstraZeneca anche senza prenotazione. Sono circa 25.000 le dosi del siero anglo-svedese somministrate in Sicilia negli ultimi tre giorni. Da venerdì scorso, complessivamente, nei 66 hub e centri delle 9 province dell'isola sono state iniettate oltre 71.000 dosi dei tre vaccini a disposizione. Un'accelerazione della campagna di vaccinazione che ha coinvolto solo in parte la provincia di Caltanissetta, dove nei tre giorni dedicati al vaccino sono state inoculate 1.454 dosi di AstraZeneca, 1.130 nel lab vaccinale del CEFPAS di Caltanissetta e 324 presso i locali dell'ex mattatoio di Via Falcone a Gela. Ex mattatoio presso cui, soprattutto sabato, si sono registrati diversi assembramenti causati dall'accavallamento di numerosi cittadini non prenotati, aggregatisi a quelli che si erano già prenotati precedentemente. Soddisfatto comunque del risultato dell'iniziativa il presidente Nello Musumeci, che non esclude di riproporre un nuovo open day già la prossima settimana. La macchina organizzativa della regione siciliana sta funzionando alla perfezione. L'esperienza dell'open day che abbiamo voluto avviare nella nostra isola ha dato in questo fine settimana oltre 70.000 vaccinati, di cui 25.000 con AstraZeneca. Segno evidente che i cittadini hanno superato la iniziale diffidenza e hanno compreso che l'unica strada da imboccare per uscire da questa terribile esperienza è appunto il vaccino. Valutiamo se nel prossimo fine settimana vada riproposta la iniziativa, ma intanto voglio davvero ringraziare tutto il personale sanitario, infermieristico, del volontariato che ha consentito questo straordinario successo. Ormai dobbiamo andare avanti su questa strada, speriamo che da Roma le dosi promesse arrivino per liberarci definitivamente da questa tragica e difficile esperienza. Tra le curiosità di questo weekend vaccinale anche la storia di Giuseppe Rocchia, imprenditore romano 64enne che domenica ha preso un aereo da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid, approfittando dell'iniziativa lanciata dalla regione. Sono venuto qui a vaccinarmi a Palermo perché a Roma i tempi di attesa non si sapeva neanche quando potevo farlo, anche se ho superato 60 anni, però i tempi erano ancora indefiniti. Mentre qui ho avuto la fortuna, grazie al presidente della regione Musumeci, quello di questo weekend della vaccinazione AstraZeneca per le persone oltre i 60 anni, e quindi mi è sembrata un'ottima occasione. Io sono atterrato stamattina col volo da Roma, sono arrivato puntuale, ho fatto veramente, penso nell'arco di 8-10 minuti, anche il tampone presso il T3 dell'aeroporto di Palermo, tutto ben organizzato, mi hanno subito dato l'esito nel giro di 7-8 minuti, ho avuto l'esito del tampone e quindi è stata un'ottima esperienza.